Bene, con il consueto margine di tolleranza superato forse anche più del tradizionale, diamo inizio a questa seconda giornata del nostro meeting dedicato, come tutti ormai sapete, alla libertà. Libertà che noi proviamo a declinare in vari modi. Abbiamo ascoltato ieri la prolusione del professore Enrico Francesco, che ci ha fatto una panoramica generale sulle teorie sulla libertà, poi abbiamo ascoltato il premio Nobel Martin Scialfi. Oggi entriamo, come dire, nel vivo delle specificità di questa declinazione, e la specificità odierna è legata al diritto, perché la libertà pone problematiche molto complesse al mondo del diritto. L'imputabilità, che è condizione per ogni processabilità di un individuo, ha come precondizione la libertà, la vera libertà, voglio dire, la libertà di coscienza, l'avere coscienza, diciamo, di ciò che si fa, per dirla in termini molto banali. In questa seconda giornata io voglio ringraziare il professore Paolo Quinton, che è qui presente, il rettore dell'Università di Udine, che è socio di Biogem. Vedete che Biogem travalica anche i confini della linea gotica. Il dottore Di Silverio, che è il direttore amministrativo. Un saluto all'onorevole professore Scotti e ai relatori successivi, il professore Galli della Loggia, il professore Schiavone. Un saluto lo voglio rivolgere anche formalmente. Ci siamo intrattenuti molto con il professore Carafoli, che è professore emerito all'Università di Padova, con il quale stiamo, insieme alla professoressa Santoro, che io non vedo però, che è magna pars, stiamo costruendo un'ipotesi di un grande progetto sul tema delle pandemie o delle epidemie emergenti, perché il mondo deve ormai rassegnarsi ad attrezzarsi su questa frontiera estremamente, diciamolo pure, estremamente pericolosa per gli stessi destini dell'umanità. E noi proveremo a fare la nostra parte sotto la regia del professore, appunto, Carafoli. Il tema di oggi quindi è imputabilità e libertà. E per questo tema abbiamo pensato, nella logica delle due culture, che in questo caso diventa una logica stringente, abbiamo pensato di mettere a confronto un giurista, il professore Gustavo Panzini, del quale dirò qualche cosa in più per una questione personale che non posso omettere, e il professore Pietrini, che è professore di neuroscienze, è il direttore della Scuola di Alti Studi di Lucca, che io ringrazio molto per essere presente. Li modererà l'avvocato Regardi, che è un penalista e il vicepresidente dell'Ordine Forense di Benevento. Ormai Ariano prima aveva l'autonomia dell'amministrazione della giustizia, perché aveva un tribunale che sotto le spinte dell'efficientismo economico è stato soppresso, e quindi dipendiamo adesso da Benevento, per cui l'avvocato Regardi è il rappresentante del mondo forense anche arianese, che un tempo era autonomo. Io vi ringrazio molto. Dicevo, il professore Panzini, e io non posso qui che fare memoria di una antica, lunga consuetudine con il professore Panzini. Dopo la laurea io ho avuto il privilegio di avviarmi alla pratica forense nello studio Panzini, che allora aveva vivente il grande avvocato Giovanni Panzini, una delle grandi figure della grandissima tradizione forense napoletana. Castel Capuano ha un busto che ne eterna la memoria ai posteri, alle generazioni successive. Gustavo è il figlio di Giovanni Panzini, questo grande avvocato alla cui scuola io ho avuto l'onore di appartenere. Poi le vicende della vita, imprevedibili per tante ragioni, mi hanno distratto e distolto dalla professione che avevamo avviato. Gustavo è il continuatore ordinario, emerito di procedura penale, emerito ad Urbino, ha insegnato a Roma ed è sulle stesse orme paterne, con grande tradizione forense. È stato anche lui un mio maestro,
il secondo maestro dopo il grande Giovanni Panzini. E io naturalmente nell'averlo qui non posso far memoria di tutto questo passato che ci unisce, ringraziandolo molto di questo sacrificio che fa ad essere qui con noi. Mi fermo qui, ringraziando naturalmente tutti voi della vostra presenza e dando la parola all'avvocato Regardi, perché non avrà, credo, molto da lavorare o da faticare per moderare il dibattito tra questi due esponenti delle due culture. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio il presidente Zecchino che già ha introdotto l'argomento. Io mi limito a poche battute perché, visto che il meeting presuppone e vuole che questo sia un dialogo tra i due, tra virgolette, relatori, io mi limiterò semplicemente a introdurre quello di cui parleremo oggi, perché diceva il senatore Zecchino, il diritto penale presuppone la libertà, è necessaria la libertà, perché senza la libertà di scegliere altrimenti, senza la conoscenza e coscienza dell'atto che si va a fare, senza la capacità di intendere e volere, ovvero sia senza l'assenza di un vizio di mente, il soggetto non può essere punito, non deve essere punito. La pena, che è la conseguenza del reato, ha una funzione spiccatamente retributiva, per quanto nella Costituzione noi abbiamo una funzione, viene spinta la funzione riabilitativa della pena, ma la funzione della pena in particolar modo è quella retributiva. Tu hai fatto del male, ti retribuisco con altrettanto male, con la privazione della libertà, che sicuramente è una violenza dell'uomo. Perché questo avvenga, perché questo possa avvenire, è necessario che l'uomo, la gente, sia in condizione di poter scegliere, di poter comportarsi secondo la morale, secondo quelle che sono le leggi che vengono predisposte, quello che ogni volta si pone all'attenzione di chi agisce. E questo ovviamente presuppone la libertà di scelta. Ecco perché imputabilità è libertà. Ma quanto siamo liberi? Perché noi abbiamo un codice del 1930, un codice quindi che è stato fatto in epoca fascista, che disconosce, o meglio non riconosce importanza, ad esempio, agli stati emotivi e passionali. Se si commette un fatto ed siamo sotto una rabbia particolare, gelosia particolare, odio, questo non viene considerato per valutare la capacità di intendere e volere. Questo oggi, tra le altre cose, come viene considerato dalla scienza? Perché mentre il codice penale ovviamente facilmente dice quello che si dovrebbe fare, poi la scienza che ci deve dire invece se siamo effettivamente liberi di scegliere. Io sono rimasto particolarmente impressionato da un esperimento che è stato fatto da Benjamin Libet, se non ricordo male. Non vi voglio dire assolutamente perché non è il mio campo, poi magari lo chiederemo al professore, ce lo spiegherà il professore, ma questo esperimento ha messo in luce oggi, attraverso le neuroscienze, attraverso un qualcosa che fino a pochissimi anni fa non c'era, ha messo in luce come la decisione che viene adottata di fare una cosa è consapevole al cervello solo dopo che è già partito l'atto, l'impulso per compierlo. Questa è una cosa incredibile, ovviamente. Le neuroscienze ovviamente sono ancora fuori dal processo penale. Adesso vedremo come le neuroscienze invece dovranno entrare e come potranno entrare nel processo penale. Io comincerei proprio dal professore Pietrini. Professore, quanto siamo liberi di scegliere di agire? Dunque, innanzitutto buonasera a tutti e sono molto grato per l'invito, Presidente, e per essere qui e soprattutto per quello che penso sarà un dibattito molto interessante. Io ho anche preparato più accademicamente una presentazione classica, ma credo che sia molto più interessante e stimolante. Poi se qualche diapositiva può essere di interesse la scorriamo per vedere alcune cose. E il concetto di quanto siamo liberi per le neuroscienze significa quanto noi siamo in grado di decidere senza condizionamenti. Ora, in realtà il discorso è molto complesso, il famoso discorso del libero arbitrio non lo risolveremo certo stasera. Però noi possiamo partire da situazioni in cui
La risposta è una risposta automatica, cose che noi, sul quale noi non abbiamo alcun controllo. Pensate ad esempio a un tic motorio, un tic di cui non abbiamo nemmeno consapevolezza, sul quale non abbiamo alcun controllo. Quindi per quello noi diciamo che quel gesto, quel movimento è un movimento involontario sul quale noi non possiamo fare altrimenti se non cercare di sopprimerlo. Ora, il discorso si può complicare molto perché noi siamo esseri coscienti, esseri in grado quindi di valutare e decidere, e la questione è: che cos'è che gioca un peso nel prendere una decisione? Ebbene, quello, se vogliamo essere schematici, che gioca un ruolo e ha un peso quando noi prendiamo una decisione, molto schematicamente sono gli istinti, le emozioni da un lato e il filtro della ragione, cioè la capacità di decidere, dall'altro. Vi faccio un esempio molto semplice. Abbiamo ripreso per fortuna i convegni in presenza, questo tra l'altro è uno dei primissimi ai quali io sono, torno da poco tempo e quindi è motivo di più di essere lieti. Voi sapete che i convegni di solito avevano, perché ora ci sono queste restrizioni, ma avevano buffet, quindi l'epoca pre-Covid in cui magari chi si trovava come noi a fare un certo tipo di mestiere, convegni erano cene, convegni erano frequenti, ecco, di fronte al buffet coffee break, dove l'istinto è quello di prendere un pasticcino, l'ennesimo pasticcino, magari dopo aver avuto la cena la sera prima, quando ci troviamo lì diciamo: no, ma appunto, siccome ho mangiato troppo ieri, ho preso il dolce, ho fatto anche il bis del dolce, decido di non prendere il pasticcino. Vi sto facendo un esempio molto semplice. L'istinto è quello che ci farebbe prendere il pasticcino e la ragione è quello che, soppesati pro e contro, modula e ci frena nel prendere il pasticcino. Ora, questo è molto vero per qualunque altra cosa. Ed esiste un modello nel senso un esperimento della natura, se lo vogliamo chiamare così, una patologia che è la demenza frontale, patologia subdola, una patologia neurodegenerativa, in cui vi è una progressiva perdita delle funzionalità frontali, del lobo frontale, la parte più anteriore del cervello, che è la parte che si è sviluppata di più nel cervello umano rispetto al resto del cervello, e se la paragoniamo a quello che accade negli altri animali. E in questa sede possiamo dire che risiedono i centri di controllo del nostro comportamento. E questo è molto interessante perché seguendo nel tempo, studiando pazienti con demenza frontale, in cui la sintomatologia è ingravescente, e quello che si riscontra è proprio appunto che il paziente fa quello che sente di fare, dice quello che pensa, ma non pensa a quello che dice, quindi c'è una vera e propria disinibizione. Quindi il concetto è quello di poter inibire un istinto che abbia qualunque natura, e questa capacità che si acquisisce nel tempo, il bambino piccolo non ce l'ha, proprio perché i lobi frontali non sono ancora mielinizzati, le vie che collegano i lobi frontali non sono ancora mature, arriveranno a maturazione molto avanti negli anni. Tra l'altro questa è una questione anche rilevante dal punto di vista giuridico, perché la maggiore età noi la mettiamo a 18 anni, che va bene perché è una sorta di compromesso. La maturazione del cervello, soprattutto del cervello chiamiamolo razionale, si completa 7, 8, 10 anni più tardi, quindi, mentre l'adolescente ha un cervello emotivo, cioè il cervello, mi concedo qualche semplificazione, il cervello istintuale, che è pienamente funzionante. Quindi molto del comportamento che a volte sembra essere ed è irrazionale, impulsivo, istintivo, senza una adeguata valutazione delle possibili conseguenze, dei rischi che gli adolescenti hanno, è perché hanno un cervello emotivo, istintuale, la parte più antica del cervello perfettamente funzionante, hanno gli ormoni circolanti e non hanno un lobo frontale che ancora frena nel modo giusto. È come avere un'auto che ha un motore potente, che ha tutto quello che serve, ma un sistema che ancora non frena bene, che è un sistema che deve essere messo a punto, un freno posticcio. Ecco, è un po' questo. Quindi
Il discorso è: quando noi compiamo una decisione, quella decisione è frutto della ragione o è frutto di un processo più complesso? E quanto in questo processo il peso istintuale, emotivo, cioè qualcosa che non è puramente ragione, e conta? Ecco, questa è la questione. Se ci sarà tempo, come immagino, dopo magari vi faccio vedere 3 o 4 diapositive sui risultati di uno studio fatto anni fa proprio per affrontare questa questione in una popolazione molto particolare, popolazione che è un gruppo di persone, diciamo, che professionalmente noi riteniamo debbano essere la ragione pura in campo giuridico. I magistrati. I magistrati. Questa è una domanda che le avrei fatto dopo perché mi interessa molto, perché io so anche il risultato. Avvocato, perché io so che lei ama definirsi un avvocato che fa il professore, non il professore che fa l'avvocato, esattamente il contrario. In campo giuridico, con i giudici, come siamo messi dinanzi all'avanzare della prospettiva delle neuroscienze, laddove appunto le neuroscienze ci dicono attenzione, vi possono essere dei casi in cui il soggetto che ha agito anche senza avere nessun elemento per far pensare che non abbia un vizio di mente, ma non lo ha fatto, il microfono, professor, eccolo qui, ma non lo ha fatto volontariamente. Come stanno entrando le neuroscienze nel processo penale? Se stanno entrando. Stanno entrando, ma stanno entrando con grosse difficoltà. E io sono un pochino scettico sulla possibilità di una introduzione massiccia delle neuroscienze nell'ambito del processo penale. Non fosse altro che per problemi di costi, non costi dal punto di vista economico, ma di costi dal punto di vista della funzionalità del processo. Il processo funziona in quanto vi è il contraddittorio. Il processo nasce dalla esistenza di due persone sulla faccia della terra che litigano tra di loro, non c'è niente da fare. Il litigio deve essere risolto da una terza persona che deve avere delle caratteristiche particolari, quelle di essere indipendente dai due soggetti, quello di essere competente sulla... Ora, il problema delle neuroscienze è un problema gravissimo. Perché noi partiamo da una situazione costituzionale singolare, nella quale è fissata la funzione della pena, ma non sono fissati i limiti di fronte ai quali la pena si deve fermare. Sono, tra l'altro, delle situazioni, a mio avviso, abbastanza elastiche, nel senso che il ragazzo di 50 anni fa non aveva capacità di intendere e volere sotto il profilo penalistico alla stessa maniera di cui ha il ragazzo di 12 anni in questo periodo. E allora noi dobbiamo affrontare il problema del processo penale sotto due aspetti, perché se non risolviamo preventivamente quei due aspetti corriamo il rischio di incontrare un fallimento di una qualsiasi riforma che apra le porte all'ingresso delle neuroscienze, che è un ingresso inesorabile, il quale non è possibile porre fermate. La prima conseguenza è la capacità di comprendere il problema da parte dei magistrati. Ed è un problema enorme, che la Corte di Cassazione ha cercato di risolvere con un'affermazione alla quale mi permetto di darvi lettura per comprendere come la problematica è di difficile soluzione e come viceversa dovrebbe essere assolutamente risolto. La Corte di Cassazione ha affrontato il problema del contraddittorio nell'ambito della materia scientifica.
prova scientifica alla quale la collettività dà una fiducia a volte anche superiore al risultato che si può ottenere. Tanto che la prova scientifica è stata definita la prova regina. Ma non si è mai posto il problema di verificare come il giudice deve fare una confessione di ignoranza nel momento nel quale dichiara, perché il codice, con una norma discutibilissima, stabilisce che la perizia può essere disposta soltanto quando il giudice non è in condizioni di risolvere il problema scientifico che si è posto. Allora, su questo piano noi dovremmo avere una cultura massiccia di tutta la magistratura nell'ambito delle neuroscienze. Quindi c'è una impreparazione di fondo per accogliere le neuroscienze. Ma la cosa più grave è un'altra, che il giudice non solo fa questa confessione di ignoranza, ma a questa confessione di ignoranza dà il corso dando incarico a uno scienziato, un competente, di risolvere il problema, sul quale però poi si deve riesprimere lui, dando una interpretazione alle tesi contrastate. Peritus peritorum, che è una delle sciagure del processo penale, questo brocardo latino. Condivido. Per stabilire in che modo la giurisprudenza, il magistrato ha la possibilità di valutare la prova scientifica in genere, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza nella quale descrive il percorso logico che deve fare la pausa ci sta bene, perché così attendiamo. No, va un po', esattamente. Ma devo prendere il testo? No, non si preoccupi, per tutto il tempo. Dice la Corte di Cassazione, il giudice deve, eccoci qui, spetta al giudice prescegliere nell'ambito di una situazione di contrasto fra le varie voci scientifiche del processo, che è normale, perché se è una perizia di ufficio nascerà il bisogno per le due parti in contrasto di realizzare il contraddittorio anche sul tema della prova scientifica. Deve prescegliere quella da preferire. Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Ma il magistrato è un po' difficile per fare gli studi scientifici per stabilire se la perizia è valida o meno. Le basi fattuali sulle quali essi sono condotti, l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca, il grado di sostegno che i fatti accordano alle tesi, la discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi, sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate, l'attitudine esplicativa della elaborazione tecnica, ancora rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Questo giudice, una consulenza sulla consulenza, questo giudice che ha fatto una confessione, dice: siccome non capisco niente di questo problema, devo rivolgere a un tecnico, poi deve riprendere le mani il parere del tecnico, certo, e criticare dando atto di avere studiato l'evoluzione scientifica del problema. Vi rendete conto della difficoltà e della impossibilità di realizzare concretamente un progetto di questo genere?
Occorrerebbe un massiccio ritorno a scuola dei magistrati, che forse potrebbe essere opportuno, ma certamente non è facilmente realizzabile. Posso dire un'ulteriore cosa e poi passo la parola al professore? Ma non basta, perché noi abbiamo che aleggia sul processo penale la ricerca della ragionevole durata del processo. L'ingresso nella Costituzione, nel testo della Costituzione, della ragionevole durata del processo è stata una delle sciagure che ha colpito l'andamento della giustizia penale. Ragionevole durata del processo che è poi un optional, perché io ho registrato in questi ultimi tempi, mi è capitato, io sono uno delle decine di migliaia di avvocati d'Italia, non certamente posso, però se a me è capitato due volte nell'ambito di due processi nello stesso periodo, qualcosa c'è che non funziona. Processo per omicidio colposo, incidente sul lavoro, sentenza pronunziata nel 2017, sentenza motivata nel 2022. Cinque anni. Motivata. Motivata. Tra virgolette motivata. Ma è logico, perché se il giudice ha dovuto, che evidentemente non era, perché mi è capitato in due processi con lo stesso giudice della stessa materia, non era particolarmente esperto nella materia, come si può sperare che possa funzionare la prova scientifica del processo penale? O diventa o è un atto di fede nei confronti del perito del consulente, senza il perito in questo caso valutare le particolari competenze del perito, il grado di attendibilità del suo detto. E allora chiediamolo al professore come il problema ce l'abbiamo, è innegabile. Le neuroscienze però qualcosa credo che possano offrire. Io le chiedo, se dobbiamo dimostrare che l'imputato è diabetico. Esattamente, guarda, lei ha fatto un ottimo esempio. Già che non ci mettiamo niente, giusto? Se dobbiamo dimostrare quello che lei diceva prima, come facciamo a non affidarci semplicemente alla elaborazione opinabile del perito o del consulente? È proprio questo il punto, quello che ha detto l'avvocato è sacrosanto. Quindi non solo il giudice dispone una perizia, ma poi è peritus peritorum e si trova a decidere. E qui viene il punto, perché il perito solitamente è affiancato dai consulenti delle parti, quindi il pubblico ministero ha un consulente, la difesa ha un consulente, la parte lesa ha un consulente. E se vogliamo, come dire, dirla con un molto chiaramente, prendendo a spunto un vecchio adagio ebraico che diceva: se in una stanza hai due ebrei hai almeno tre opinioni, se in un processo hai quattro consulenti hai almeno cinque opinioni. Cosa voglio dire? Voglio dire che è difficilissimo che ci sia una concordanza tra i diversi consulenti. Ci può essere, quando c'è magari poi si discute, non so, tutti d'accordo che vi sia un disturbo di personalità, sto pensando a casi realmente accaduti, cinque consulenti, anzi di più perché erano multipli per ogni cosa, tutti d'accordo, però per alcuni, per la difesa era grave e quindi, come dire, rispecchiava quanto richiesto dalla sentenza Raso del 2005, per altri non lo era affatto e le ragioni per cui era grave per l'uno e non lo era per l'altro erano le stesse, lette da due prospettive diverse. Allora, quello che le neuroscienze, a mio avviso, noi abbiamo già fatto qualche perizia nelle quali abbiamo introdotto le neuroscienze, il caso di Trieste del 2009 è stato il primo caso della Corte d'Appello di Assise di Trieste, che dove appunto il professor Sartori ed io eravamo i periti del giudice, abbiamo introdotto le neuroscienze e che hanno anche poi suscitato un certo dibattito. Lo scopo delle neuroscienze, per come perlomeno lo intendiamo noi, lo scopo delle neuroscienze non è quello di sostituirsi alla perizia psichiatrica tradizionale, è quello di ridurre il margine di soggettività.
Quello che diceva prima l'avvocato, se dobbiamo stabilire se un paziente è diabetico e non ci mettiamo nulla, è vero, cioè, ma va letto in questo modo: se noi dobbiamo stabilire se quel paziente al momento dei fatti era diabetico, o meglio, è diabetico o non è diabetico al momento dei fatti, era diabetico o non è diabetico, non è che diciamo, secondo me è diabetico perché lo dico io che sono un grande clinico, perché sarebbe risibile. Chiunque, un medico interno che dicesse diabetico perché lo dico io, verrebbe deriso. Uno dice, è diabetico perché i risultati di questi esami, glicemia a digiuno, glicemia postprandiale, curva da carico glicemica, l'esame delle urine, l'emoglobina glicata, tutti gli esami che si fanno in questo caso, mostrano dei valori alterati e che sono coerenti con la diagnosi di diabete. In psichiatria forense noi assistiamo all'equivalente del dire diabetico perché lo dico io. Cioè, è così perché lo dico io che sono un grande clinico, io l'ho sentito dire questo, no, ma questo l'ha fatto perché aveva bisogno di rigenerare la sua vita sessuale. Sto prendendo punti di dibattiti che sono realmente accaduti. Questo in completa ignoranza, direi anche in completa, trascurando completamente qualunque misurazione oggettiva, qualunque altra prova. Ecco, allora le neuroscienze possono ridurre il margine di soggettività e possono cercare di portare la discussione su dati oggettivi, come discutere la glicemia di un diabetico. Questo è lo scopo delle neuroscienze. Quindi questo è l'aiuto che le neuroscienze possono offrire in maniera importante a questo punto? A mio avviso sì, nella comprensione della criminogenesi e la criminodinamica, senza che venga invece, possa diventare oggetto di discussione apodittica, scientificamente infondata, interpretativa, soggettiva. Perfetto. Avvocato, però a questo punto noi siamo dinanzi ad un conflitto. Abbiamo il nostro codice che dice, amici cari, se voi fate un atto, commettete un reato, anche in uno stato estremamente emotivo, uno stato passionale forte, questo non comporta il venir meno della capacità di intendere e volere. La scienza ci dice di no, ci dice il contrario. Adesso come facciamo a comporre questo conflitto, che è un conflitto di non poco conto, è un conflitto assolutamente dirimente per una giusta decisione e per un'applicazione di una pena che abbia la funzione rieducativa e retributiva corretta. Perciò la prima cosa che occorrerebbe una competenza maggiore del magistrato sul tema del quale deve discutere, perché la Corte di Cassazione gli impone quel tipo di valutazione, gli impone quel tipo di saggio del risultato dell'una o dell'altra perizia. Non è una scelta del giudice di discutere sul tema. Il perito dei periti deve esprimere la sua opinione. Per esprimere la sua opinione deve procedere a quel tipo di valutazione. Allora occorre una diversa indottrinamento dei giudici. Occorre una modifica del codice penale a questo punto. Occorre una modifica del codice penale. Ma a questo punto vi rendete conto dei tempi, di quanto aumentano i tempi. Siccome noi teniamo sulle spalle questo cappio che si stringe sempre più, che è la ragionevole durata del processo, nel quale la valutazione sulla ragionevolezza è un altro tema del quale non si sa in che maniera. Io, a mio avviso, l'unico limite che si può porre alla durata del processo è l'applicazione dei principi costituzionali. Sono i principi costituzionali che possono fermare la durata del processo, se no il processo deve andare rapidamente alla fine, perché altrimenti non realizza il suo scopo, non fornisce la risposta alla pubblica. E dicevamo, come possiamo tentare di comporre questo conflitto che sta venendo fuori, che è venuto fuori, e che soprattutto se le neuroscienze entrassero sempre di più nel processo penale, e stanno entrando sempre di più nel processo penale, ci troveremmo, perché ci sarebbe uno scienziato che da una parte dice, scusate, ma l'atto che è stato commesso in uno stato emotivo tale da non avere
coscienza in quel momento di un fatto, della condotta, o di non avere completa coscienza, e abbiamo il codice che dice a me questo non frega nulla e quindi al giudice non importa nulla. Questo come lo possiamo comporre? Solo con una modifica del codice penale o con un'interpretazione adeguata e consona ai tempi della scienza? Una interpretazione adeguata ai tempi della scienza, fornita da chi ha una capacità di dare questa interpretazione adeguata. Questo è il problema. Il problema è sempre la formazione di base. Perché poi si aggiunge un'altra cosa. Tra i principi costituzionali vi è una singolare differenziazione. Vi è un limite costituzionale alla libertà personale. La libertà personale non può essere limitata, se non per ragioni, per gravi motivi, eccetera. Poi la pena deve raggiungere il suo effetto, deve perseguire il suo effetto e raggiungere il suo effetto. E per questo deve essere anche veloce il processo, perché sennò non avrebbe efficacia nei confronti. Perfettamente. Viceversa, con un processo che sinora non riesce a essere veloce, si pone quel problema, un problema che è un problema della stessa natura. Ha fatto effetto questa tra virgolette cure fatta sul soggetto che deve guadagnare il traguardo del risultato della pena? Occorre quindi anche in questo momento un magistrato che abbia una capacità di valutare perfettamente l'opinione, che ancora una volta sarà un'opinione discorde, perché se non ci fossero le opinioni discorde non ci sarebbe necessità del processo. Il processo serve per risolvere il contrasto. Se non c'è il contrasto non ci sarebbe bisogno del processo. Non c'è neanche avvocato. E allora? Non ci sarebbero neanche avvocati. Anche lì non è che si perde moltissimo. Sui giudici o sugli avvocati? Anche lì. C'è un anche grosso quando una carta. E poi se c'è scritto più piccolo, anche lì si dicevo, occorre che anche la magistratura di sorveglianza abbia questa capacità. Magistratura di sorveglianza che deve pronunziarsi su 40 diversi aspetti della funzione della pena. La pena non deve essere in un certo modo, non deve perseguire se non il fine stabilito dalla pena. Il trattamento però deve essere un trattamento particolare. Sono tutta una serie di problemi che pongono ancora una volta la necessità di un salto di qualità nella competenza del magistrato. Ci potremo arrivare? In quanto tempo? Questo è l'altro interrogativo che dobbiamo porci. Perché se no stabiliamo che lavoriamo soltanto per le generazioni future, il quale può essere qualcosa, può essere anche apprezzabile dal punto di vista della bontà del nostro atteggiamento, ma non ci servirà assolutamente, perché il risultato lo otterranno le prossime generazioni e non noi. Perfetto. Professore, ma abbiamo visto quindi che la neuroscienza ci può dare questo aiuto, ma ci dà l'aiuto a capire se un imputato è mad or bad, se è cattivo o è folle, o che non comprende ciò che ha fatto? Questa è la vera sfida, cioè mad or bad, che è un gioco di parole sul termine anglosassoni, dove possiamo tradurre bad come qualcuno che è malvagio, sapendo di essere malvagio e potendo fare altrimenti se solo lo volesse, e mad, che letteralmente significa matto, ma in realtà mad, qualcuno che è malvagio perché incapace di fare altrimenti e nemmeno consapevole di esserlo. E questo è un argomento molto interessante, perché pensate che già 150 anni fa, più o meno, uno psichiatra inglese, Henry Moseley, scrisse una cosa molto interessante sugli psicopatici, criminali psicopatici, e disse questo. Ora pensate, 150 anni fa, era insomma alla fine dell'Ottocento, un po' meno di 150 anni fa, neuroscienze non vi era alcuna delle tecniche, delle metodologie che abbiamo oggi noi per vedere il cervello in funzione. Pensate che l'elettroencefalografia
è del 1929, quindi prima di allora non c'era modo di misurare alcunché di attività cerebrale in relazione alle funzioni mentali. E Mosley scrisse: così come vi sono persone che non possono vedere certi colori perché affetti da quella che chiamiamo cecità per i colori, e altre che non distinguono un tono musicale da un altro perché prive di orecchio musicale, ve ne sono alcune che sono congenitamente prive di qualsivoglia senso morale. È bellissima questa cosa, perché intuì Mosley che per alcuni è proprio così, è come se noi dovessimo parlare di infrarossi. Noi sappiamo che esistono gli infrarossi perché l'abbiamo studiato a fisica, ma non sappiamo cos'è un infrarosso, non lo vediamo perché è infrarosso, o un ultrasuono. Sappiamo che esistono gli ultrasuoni, abbiamo imparato anche a scuola la definizione, anche la frequenza, la lunghezza d'onda, ma noi non sentiamo un ultrasuono, né tantomeno lo possiamo distinguere. E allora ci sono persone che sono fredde a morali, non per scelta, non perché vogliono essere così, ma perché proprio non sentono certe cose. Gli manca qualcosa, gli da manca un punto qualcosa. Di vista proprio fisico. Gli manca qualcosa. E allora la sfida è capire cos'è che gli manca, cos'è che non funziona, perché noi abbiamo un senso morale, perché siamo in grado di provare empatia o di metterci nei panni degli altri, di fare le cose fatte, le cose giuste le distinguiamo da quelle sbagliate. Abbiamo una base, sono funzioni cerebrali che oggi noi cominciamo a conoscere anche abbastanza a fondo, cioè ci sono aree del cervello, strutture del cervello che elaborano queste informazioni, ci portano a distinguere il bene dal male, a compiere una scelta morale. C'è addirittura un'influenza genetica su questo, cioè una, non voglio dire una predisposizione, ma una modulazione di certe caratteristiche genetiche. Se fate un esperimento e chiedete a dei soggetti li mettete di fronte a una serie di possibili azioni e gli chiedete di giudicare se quell'azione è moralmente accettabile o meno, vi daranno una risposta. Se gli fate fare lo stesso compito mentre con una macchinetta che si chiama stimolazione transcranica magnetica, cioè che manda dei pulse, delle sequenze magnetiche, gliela appoggiate qui e quella sequenza magnetica altera temporaneamente la funzione della corteccia sottostante, il loro giudizio morale cambia. Ecco, il giudizio morale, non la percezione di un colore, l'acuità visiva, il giudizio morale. Ecco, quindi pensate che alla fine noi siamo il nostro cervello, cioè quindi tutto è lì. E questo lo vediamo benissimo nelle casi in cui ci sono lesioni frontali o lesioni di altre parti del cervello. E dai casi storici a quello che vi dicevo prima della demenza frontale, dove il comportamento dell'individuo diventa un comportamento puramente istintuale, non modulato dalla ragione e quindi talvolta anche ovviamente penalmente irrilevante quando commettono qualcosa che di solito c'è una disinibizione anche con tematiche a sfondo sessuale, per cui si comportano, come dico io, dicono quello che pensano ma non pensano quello che dicono. Ecco, quindi questo è un po'. Sì, no, dinanzi a questo, dinanzi a questa situazione, dinanzi alla possibilità che un imputato che ha commesso gravi reati, perché il professore accennava a reati, a fatti di natura sessuale, quindi reati omicidi, di natura sessuale, omicidi, reati di impulso, quindi i reati più gravi che si possono commettere. Come poi si può porre la giustizia non tenendo presente tutto questo che ci sta dicendo il professore? Cioè se l'imputato ha agito non perché è consapevole ed è cosciente del significato di quello che ha fatto, ma perché ha dei neuroni mancanti, ha una malattia al cervello che non gli fa capire questo. Come fa la giustizia a non tener presente questo? La giustizia dovrà tenerlo necessariamente presente, ma ai fini che sono stabiliti dal codice. Ma il problema è un problema ancora più grosso, perché noi corriamo il rischio di sopprimere la responsabilità penale. Se noi portiamo agli estremi, alle estreme conseguenze, noi sopprimiamo la responsabilità penale. Tutto giustificato. Ogni azione è conseguenza di un fatto naturale di fronte al quale il soggetto non ha la possibilità. Noi
dobbiamo pur vivere in una società che deve essere organizzata in qualche modo, una società nella quale si può commettere, si commette il reato senza avere, perché non si hanno le barriere che ti ostacolano alla scelta di un'azione illecita, noi sopprimiamo il diritto penale. Sopprimiamo la responsabilità penale. Quindi sopprimiamo il diritto, certo, penale. Certo, certo. Perché il processo resta legato all'accertamento della responsabilità penale e alla attribuzione di una pena per l'accertata responsabilità penale. Se non ci fosse questo, non ci sarebbe più bisogno del processo penale. E quanto poi l'assenza di questi connotati fisici, permettete di usare questa espressione assolutamente non tecnica, di quanto di queste mancanze sono assolutamente determinanti, è un problema che resta. Io ho l'impressione che noi andiamo avanti nel eliminare degli interrogativi ponendone degli altri, e dobbiamo risolvere, sciogliere questo equivoco principale prima di poter affrontare gli equivoci successivi determinati dall'ingresso delle neuroscienze. Le neuroscienze sono entrate nel processo penale, di questo dobbiamo prendere atto, però è bene che continuino ad entrare con estrema attenzione, con estrema lentezza, soprattutto sfatando i miti. Uno dei miti è la infallibilità del perito, questo è uno dei miti che vanno eliminati. Il passo da fare è il passo della prova indiziaria. Intanto una verità affermata può essere considerata tale in quanto vi sono degli elementi di controllo, e la Corte di Strasburgo, alla quale dobbiamo questo pagamento, ci sta affermando in questo senso, sia pure con aspetti collaterali del processo, perché la Corte di Strasburgo ha stabilito che la prova costituita da una fonte di conoscenza che non abbia subito il vaglio del contraddittorio è una prova debole, che può essere introdotta nel processo soltanto se vi sono degli elementi esterni confermano. Cioè è tecnica della valutazione della prova indiziaria che assurge a metodo di valutazione della prova forense. La prova scientifica può essere valutata soltanto come prova indiziaria. Occorre che gli indizi siano convergenti tutti allo stesso risultato, e allora si può stabilire questa certezza. Probabilmente dovremmo rassegnarci a un'altra cosa: la certezza nel processo non esiste, non esisterà mai. Sempre affidato un margine di incertezza. Se non ci fosse il margine di incertezza, ripeto, non ci sarebbe bisogno di processo. Il processo è nato da che sulla faccia della terra c'erano Adamo ed Eva, che non perché uno era maschio e uno era femmina cominciavano a litigare, ma litigavano di per sé per il solo fatto di esistere sulla terra. E quindi dipende dalla sensibilità dei magistrati. Torniamo un po' a un argomento che aveva accennato il professore Pietrini all'inizio di questo incontro. Cos'è questa storia che i giudici più si allontanano dal momento in cui hanno mangiato e più sono cattivi? Dunque, perché questo mi interessa. Ma volevo prima toccare il punto che ha toccato l'avvocato, che è giustissimo, cioè il perno centrale del procedimento penale è la responsabilità. Il momento in cui la responsabilità personale, quindi la capacità di autodeterminarsi, viene messa in discussione, cade questo. E lì è dove si tira la linea, non essendoci alcunché di deterministico, cioè non è che c'è qualcosa per cui, a parte le patologie
conclamate, e la discussione è proprio quello, il punto è quello. Il problema è che comprendere forse anche cosa motiva il nostro comportamento e cosa è alla base di alterazioni del comportamento potrebbe forse portare a sviluppare anche strategie punitivo-riabilitative più efficaci, perché se la pena ha anche lo scopo di riabilitare e di reinserire nella società una persona che torna ad essere degna della società e avere recuperato la sua funzione sociale, è forse la strategia di punizione, chiamiamola così, più efficace e meglio. E neanche la funzione che la Costituzione riconosce. Certo, alla pena. Esattamente, esattamente. Per esempio, gli psicopatici sono sostanzialmente insensibili alla pena. Per tornare a quello, nel discorso... Che non è una cosa di poco conto, no, questo, no, nella no, maniera più... No, ma infatti, per esempio, negli Stati Uniti stanno sperimentando strategie diverse per la rieducazione dello psicopatico, perché lo psicopatico, giovane psicopatico incarcerato, non è sensibile alla punizione, è più sensibile alla gratificazione, alla premiazione. Cioè, quindi lo psicopatico che fa qualcosa che deve fare viene premiato, per esempio gli danno la sua pizza preferita o gli fanno vedere il film preferito. E guardate, questo è un meccanismo molto interessante, se posso un attimo... Perché il fatto che certe persone che hanno evidentemente dei limiti, quelli un po' che ci diceva prima Mosley, cioè sembrano congenitamente privi di qualsivoglia senso morale, manca loro qualcosa, vedremo anche che se guardiamo nel cervello ci sono delle differenze come gruppo statisticamente significative in regioni che sono importanti per questo. Ma questo cosa ci dice, il fatto che siano sensibili a una gratificazione piuttosto che alla punizione? Beh, se pensate, io ho fatto questo ragionamento, evidentemente i meccanismi loro di interazione sono molto, molto primitivi, molto basilari, perché se voi avete dei bimbi piccoli, chi ha avuto dei bimbi piccoli sa che la punizione serve a poco, non è educativa, mentre la gratificazione è educativa, e questo è tremendamente vero addirittura per gli animali. Cioè gli educatori vi dicono: il cane non lo devi, no, se avete un cane non dovete punirlo, dovete premiarlo quando fa quello per cui deve fare. Cioè punire il cane che fa la pipì sul tappeto non serve a nulla, premiarlo col biscottino quando la fa sul prato fuori casa rinforza il comportamento. Quindi vuol dire che ci sono dei meccanismi di apprendimento e di reward, cioè di gratificazione, che sono ovviamente comuni tra le diverse specie e che sono molto basilari, che funzionano anche quando mancano capacità di elaborazione superiore. Questo potrebbe essere un'interessante linea di ricerca. Tornando al suo punto, allora tutti noi sappiamo che se siamo stanchi, se siamo a fine giornata... A volte prendiamo delle decisioni affrettate, o meglio ancora, non prendiamo delle decisioni. Famoso detto popolare, dormici sopra, no? Quando abbiamo da prendere una decisione importante, se fare una cosa, non farla, se vendere, acquistare, dove andare a studiare, eccetera, eccetera. Uno dice, ma mi hanno chiamato, mi hanno detto se vendo la macchina, mi danno questa decisione, dormici sopra. Non, come tutti i detti popolari, come tutti i proverbi che nascono dalla saggezza dell'osservazione secolare del nostro comportamento, ha una sua ragione di essere. Bene, vi racconto brevemente questo studio dove dei colleghi israeliani hanno studiato per 10 mesi un gruppo di giudici e hanno analizzato un migliaio di sentenze su... diciamo, dove il giudice doveva pronunciarsi a favore o contrario alla libertà vigilata, al permesso di lavoro, agli arresti domiciliari, eccetera. E ovviamente i dati sono stati, calibrati, cioè covariati, si dice in termine tecnico, per la gravità del reato commesso da chi chiedeva il beneficio penitenziario, quanti anni era stato in carcere, eccetera, eccetera. Quindi è stato depurato di qualsivoglia effetto condizionante. Quello che viene fuori è che la mattina, quando il giudice inizia a affrontare i processi, la probabilità
che la risposta sia favorevole, cioè che il giudice dica sì, vabbè, allora ti concedo questa pena, questa tua richiesta, è molto alta. E nel corso della mattinata scende progressivamente. Poi a un certo punto c'è la pausa caffè, coffee break, pausa di mezz'ora, il giudice va fuori, prende il cappuccino, si rilassa, si riprende, torna in aula, riaffronta i casi e nuovamente la probabilità per l'imputato di ricevere una risposta favorevole è molto elevata e poi scende fino all'ora di pranzo. E a questo punto già immaginate che quando rientra nel pomeriggio dopo pranzo fa esattamente la stessa cosa. Quindi, diciamo, consiglio, come si dice, consiglio per gli avvocati, offrite un caffè al giudice di farci fissare le cause in prima mattina. Questa cosa, perché è carino questo studio? Perché ovviamente noi pensiamo, ed è credo anche almeno nella maggior parte dei casi o delle condizioni, pensiamo che il giudice per sua stessa formazione professionale sia in grado di mettere da parte qualsivoglia fattore non razionale, di decidere razionalmente, valutare razionalmente e dire sì, meriti questa cosa o no. Qual è la spiegazione scientifica di questo? La spiegazione scientifica si chiama ego depletion, cioè deplezione dell'io, tradotto fatica psicofisiologica, cioè quando noi siamo stanchi, quando siamo affaticati, quando siamo ego depleted, cioè siamo lontano dalla colazione e comincia ad abbassarsi la glicemia nel sangue, siamo affaticati, facciamo, proprio perché siamo stanchi, molta più fatica a uscire dallo status quo, cioè lasciare uno in carcere è la soluzione automatica. Pensare se quell'individuo può uscire dal carcere e andare agli arresti domiciliari o andare in libertà vigilata è qualcosa che richiede un'elaborazione maggiore, perché è un passaggio di stato, è una legge della fisica. Voi sapete che mantenere in moto un oggetto richiede molta meno, quindi nel suo stato, richiede molta meno energia che metterlo in moto. Quindi, cioè farlo passare da essere fermo a in movimento. E questa è la spiegazione. E ora questo è molto interessante, perché noi abbiamo fatto nel mio laboratorio negli anni scorsi degli studi su che cosa succede quando un individuo è affaticato in termini di funzioni esecutive. Che voi sapete che anche quando noi siamo svegli, se siamo svegli da un certo periodo di tempo, il nostro cervello comincia a dormire a pezzi e bocconi. Cioè parti del cervello si mettono a dormire. È un fenomeno che si chiama local sleep, sonno localizzato, dimostrato prima nell'animale e poi esteso anche all'uomo. Ebbene, Giulio Tononi è colui che studia queste cose, è mio caro amico dei tempi dell'università. Giulio Tononi ed io abbiamo fatto uno studio dove abbiamo cercato di vedere, mettendo degli elettroencefalografi, cioè avendo, come dire, monitorando l'attività elettroencefalografica di individui che facevano un compito, giovani, sani, facevano un compito di funzioni esecutive, cioè trattenere un impulso, non dare la risposta automatica, sono compiti ben noti in psicologia, lo facevano per 24 ore, senza sostanzialmente alcuna pausa, se non per le funzioni fisiologiche. Quello che succede è che il momento in cui l'individuo sveglio ha dei fenomeni di local sleep è sonno localizzato, vuol dire che noi misuriamo sul cervello le onde del sonno, per dirlo in poche parole. Ebbene, quando compaiono queste onde del sonno è molto più probabile ed è molto più frequente che commetta degli errori, di cui non si rende nemmeno conto, cioè fa errori perché in realtà questa parte del cervello si mette a dormire. Allora, pensate a questo che cosa può significare in campo civilistico, ma anche in campo penale. A me l'idea di questo studio che proposi a Giulio molti anni fa mi venne dopo aver periziato di fila 3 o 4 persone che avevano ucciso la propria compagna in un reato d'impeto, non era pianificato. Questi litigavano da tempo, propria compagna, fidanzata, moglie, in particolare uno, che è poi quello da cui mi è venuta l'idea, che era una giovane guardia giurata e di notte lavorava, di giorno litigava con la moglie e alla sera del quarto giorno, mentre sta per uscire e andare a lavorare, all'ennesimo litigio, si sta vestendo con la tuta da lavoro, diciamo, cioè l'uniforme da lavoro con una pistola, prende la pistola e la scarica addosso alla moglie. Ecco, e qualche altro caso analogo. Quindi pensiamo anche a questo. Quante volte noi abbiamo detto cose in preda alla stanchezza, di cui poi ci siamo pentiti. Non avrei dovuto dirlo, ma ce la facevo più. Ecco, le nostre capacità
di controllare il nostro comportamento, per quanto in un ambito fisiologico, cambiano nell'arco della giornata, cambiano nell'arco a seconda delle condizioni e soprattutto delle condizioni cosiddette di nostra efficienza, di come stiamo, se abbiamo mangiato, se siamo riposati, se siamo rilassati o se invece siamo stanchi, svegli da molto tempo, digiuni. Che cosa succederebbe se io dopo la mattina, dopo aver fatto il saggio del sangue per la quantità di glicemia che c'è, trovo la glicemia a 200 e dico, beh allora visto che oggi c'è la glicemia alta posso commettere un delitto. Ha toccato un punto che è venuto fuori spesso in questi dibattiti, dove hanno detto, ma allora potrebbe essere che addirittura qualcuno che, per esempio, abbiamo parlato anche dei geni che pur non determinano le varianti alleliche, che pur non determinando alcunché, cioè determinismo significa ho quella variante, faccio questa cosa, che non esistono, hanno però possono predisporre a un maggior discontrollo degli impulsi. Allora uno dice, beh allora io mi faccio la mappa genetica, vedo che ho queste varianti e faccio, come dice l'avvocato, faccio quello che voglio. In maniera giocosa, faccio quello che voglio perché poi dico, guardate, ho queste varianti. In quel caso ci sarebbe una forte premeditazione, non avrebbe le caratteristiche del reato di impeto e comunque servirebbe la glicemia bassa, perché in realtà una glicemia più alta non altera, a meno che ovviamente non sia molto alta, non altera le funzioni cerebrali in senso negativo, in acuto no. Quindi una glicemia bassa è quella che destabilizza e non fa perdere il lume della ragione, per così dire, più facilmente. Ecco, questo perfetto. Bene tenerlo sotto controllo, mettiamola così. Argomento che c'entra di striscio con quello di cui stiamo parlando, ma lei già l'ha introdotto varie volte, la ragionevole durata del processo. Stiamo dibattendo delle neuroscienze perché ci chiediamo se è giusto, se è utile punire qualcuno che non si rende conto di ciò che ha fatto. Ma è utile punire qualcuno dopo 15-20 anni dalla commissione del fatto? E che rimedi ci devono essere a breve? Perché non è possibile continuare così, lo sappiamo tutti, non è che riveliamo dati nascosti, i processi in Italia durano mediamente un'eternità, troppo per l'accertamento dei fatti. Che si può fare? Che si deve fare? La prima cosa basterebbe fare un accertamento sull'epoca del processo, perché sulle varie epoche del processo, perché non è un caso che il maggior numero di prescrizioni avviene nella fase delle indagini. Quindi occorrerebbe sollecitare un po' più l'attenzione dei magistrati della procura. Seconda cosa, il 75% delle prescrizioni, io completo il dato proprio statistico. Evitare la perdita di tempo inutile, perché se si dispone una intercettazione telefonica nella speranza di riuscire ad accertare che si parla di un commercio illecito o di qualche altra cosa, e si tiene il telefono sotto controllo per 15 giorni e dopo 15 giorni non si è risultato niente di illecito dalle conversazioni, che cosa serve che ottenere ancora in piedi l'intercettazione telefonica per altri 6 mesi? Perché purtroppo le cose non funzionano. Il pubblico ministero dovrebbe richiedere al giudice il permesso di continuare le intercettazioni telefoniche. Il giudice dovrebbe valutare ma con il carico di lavoro, quindi i giudici sono pochi? Il giudice sono pochi i giudici numericamente rispetto al fabbisogno? Sono certamente pochi, basterebbe però che fossero meglio distribuiti, basterebbero certe piccole attenzioni
Io dico sempre, noi professori universitari andiamo in pensione il 1 novembre, anche se il 2 novembre dell'anno precedente abbiamo compiuto i 70 o 72 o 75, non so, ho perduto il conto dell'età nella quale si va in pensione. Si va in pensione il 1 novembre. Se lo stesso succedesse per i giudici, che un giudice può cambiare d'ufficio, può cambiare di attività, può andare in pensione, si avrebbe la certezza almeno che per un anno il collegio è sicuramente composto dalle stesse persone. E siccome non esiste cosa più dannosa nel processo che il mutamento del giudice in corso del processo, perché conoscere il contatto del giudice con la fonte di la prova è un trasferimento di conoscenza da un soggetto che ha conoscenza di un fatto ad un soggetto, il giudice, che non ha e non deve avere conoscenza del fatto. Se noi partiamo da questa constatazione, ci rendiamo conto di quanto sia rilevante che il giudice abbia avuto conoscenza di tutte le fonti di prova direttamente, valutando, perché la prova, l'accertamento probatorio è un giudizio di valore. Io devo valutare la credibilità del test, la credibilità della fonte di prova, anche la credibilità, il valore scientifico, chiedo scusa, il valore scientifico della consulenza tecnica. Se io, scusatemi, grazie. Grazie. Se io ho avuto un rapporto diretto con la fonte di trasferimento, nel momento del trasferimento della conoscenza, io posso valutare l'attendibilità o meno della fonte di prova. Se cambia il giudice, il giudice che andrà a decidere il processo non ha avuto questo contatto diretto con, e avrà un contatto che è ricostruito attraverso la sensazione che ha avuto un altro giudice attraverso le carte, la lettura. Mi è capitato in un processo di avere 11 collegi mutati. Allora, alla fine di questo percorso folle, io dovevo trattare il processo con tre giudici che non avevano partecipato a tutte le udienze. Nemmeno uno dei tre giudici aveva partecipato a tutte le udienze. Quindi era una prova sminuita di credibilità. E siccome dopo una fatica di aver svolto un dibattimento, è un po' difficile trovare un giudice che rinunzia alla emissione della sentenza, che è il completamento. Occorre che il collegio sia sempre lo stesso. Il rinvio avviene a 6 mesi, il secondo rinvio ad altri 6 mesi, il giudice inevitabilmente cambia. Certo. E allora questa piccola modifica del fissare il periodo di permanenza in ufficio dei giudici rende possibile prevedere sin dall'inizio lo svolgimento del processo nell'ambito dei giorni. È una riforma a costo zero, è una riforma che non incide sulla funzionalità. Non ho capito perché non trova un'ostilità. È vero, direi che la vera pena oggi è il processo. Sì. La vera pena è il processo, per anzi reati, forse l'indagine preliminare, neanche il processo. Per reati soprattutto minori, cioè dove la vera punizione è il processo.
poi termina con la soluzione. Sarei già, però no, sarei già una visione ottimistica. La vera pena è la trasmissione televisiva nella quale si parla del processo. La ricostruzione che viene fatta, il processo mediatico, che senza fare io abbiamo ascoltato veramente degli intrattenitori televisivi leggere anche gli atti dei processi, quindi figuriamoci. Io credo che ci possiamo anche fermare, e qui abbiamo capito che le neuroscienze stanno spingendo e devono entrare nel processo penale, abbiamo capito che il processo penale però non ha la struttura per accoglierle in maniera esaustiva ed importante. Speriamo che questo nei prossimi anni, anzi sicuramente non speriamo, dobbiamo fare tutti qualcosa perché questo debba verificarsi nei prossimi anni. Io ringrazio il professore Panzini e il professore Pietrini del contributo che ci hanno portato, ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con il meeting. Se mi dicono se c'è qualche domanda, se vogliamo fare qualche domanda, non sapevo il tempo per questo, se c'è qualcuno, prego. Io avrei una domanda da uomo della strada, se mi permettete. Faccio una premessa. Professore Carapone. Io sono medico, ho una laurea in medicina e fra quello che considero errore di gioventù ho fatto psichiatria per alcuni anni. Quindi queste cose mi interessano. Ho sentito dal professor Pietrini il discorso del lobo frontale, discorso esatto, perfetto. Un lobo frontale si sviluppa in modo tale che in un dodicenne o quindicenne, diciottenne fa prevalere l'aspetto emotivo, in un trentenne l'aspetto razionale. Bene, questo vale per un italiano, per un neozelandese, per un argentino e per uno statunitense. Prendiamo un esempio classico che fra l'altro poi suscita molte opinioni, molte discussioni, il reato di eccesso di legittima difesa. Lo stesso reato, immaginiamolo compiuto a Vercelli oppure ad Avellino, oppure a Boston o a Baltimora. Il malvivente si introduce in casa, il padrone in qualche maniera ha disponibilità di un'arma, lo abbatte. E risultato nel processo, discussioni all'infinito sulla direzione dello sparo, distanza fra padrone di casa e malvivente, se quello fuggiva o non fuggiva, eccetera, eccetera. Finisce il più delle volte con la condanna del padrone di casa ad una qualche pena. Lo stesso reato, adesso immaginiamolo a Baltimora o a Boston. Il professor Pietrini è stato per 10 anni negli Stati Uniti, leggo qui a Bethesda, e sa benissimo che queste cose, queste domande tipo perizia, sulla distanza, la direzione dello sparo, eccetera, semplicemente fanno ridere, non si avrebbero nemmeno, perché il comune sentire fa sì che non esiste la possibilità che uno entri in casa armato di notte. Mi domando, io sono perplesso per questo, se non si è dimenticato nella vostra dotta discussione questo aspetto, l'aspetto comune sentire che riguarda anche il giudice naturalmente. Vorrei una risposta fra di voi, ecco. Ah, la ringrazio, che domanda assolutamente stimolante e completa, arricchisce la nostra discussione. Beh, quello fa parte della cultura, e ci sono cose che sono culturalmente guidate. Negli Stati Uniti la proprietà privata è proprietà privata, c'è tra l'altro, se vogliamo, senza entrare nel penale, direi proprio nella vita sociale c'è una diversa organizzazione. Io mi ricordo nell'88 la prima volta che misi piede negli Stati Uniti, poi ci sarei rimasto 10 anni, ma all'epoca non c'ero mai stato, e mi ricordo una domenica mattina, domenica di maggio a New York, che vidi quelle cose, i rivenditori di giornali, i distributori, e per mezz'ora passai il tempo a pensare quale meccanismo impedisse di prendere più di un giornale alla volta. Nessun meccanismo, perché lì nessuno oserebbe rubare i giornali per 3 ragioni. Uno, perché essendo i giornali del giorno tutti uguali, se io ne prendo 10 vuol dire che le altre 9 le vado a rivendere a qualcuno e non me le compra nessuno perché sanno che le ho rubate. Due, se io quella
mi vengo colto e magari è la seconda volta che lo faccio, vado in carcere e ci sto 20 anni, perché io ho un caso di uno che ha rubato carne in un frigorifero in un garage, ha rischiato 20 anni di carcere per questo, perché era la seconda volta. Ma tre, c'è proprio un senso di res communis che da noi non c'è, per cui i condomini avevano le piante, avevano i divani, altra cosa che mi colpì, e le poltrone come queste non erano imbullonate per terra e nessuno scriveva a basso viva sulle poltrone, perché sono una res communis, cosa che da noi è rarissima, direi quasi inesistente. Quindi negli Stati Uniti la prima cosa che ti insegnano è: se ti fermano con la macchina, tieni le mani sul volante perché rischi grosso, perché se tu solo tiri fuori la patente così rischi che il poliziotto ti spari con tutti gli eccessi. Ci sono state cose a Washington, dove io ho vissuto, avevano ammanettato una donna, mi ricordo una donna al palo della luce, lasciandola lì, non so per quale ragione, ma solo perché l'avevano fermata, non perché questa avesse commesso una strage. Quindi indubbiamente il sentire comune, cioè quelli che sono i valori condivisi, cambiano. Negli Stati Uniti la proprietà privata è proprietà privata, come sapete le detenzioni di armi sono un diritto garantito e anche molto frequenti, con tutti gli incidenti che poi di cui leggiamo, bimbetti che ammazzano perché le armi poi alla fine sono così, e con reati di impeto che, se poi uno, quando il momento in cui perde il controllo, ha una pistola in tasca, la usa. Ecco, queste sono le cose. Indubbiamente questo rileva. E codice penale molto spesso riflette questo, ma a me viene in mente solo una cosa che era nei codici penali sostanzialmente di tutti i paesi occidentali, per non parlare di quelli orientali, ma fino in Italia, mi pare, vado a memoria, fino al 1987, famoso articolo che prevedeva una pena molto mite, mi pare da 4 a 7 anni, per il cosiddetto reato d'onore, ci siamo trascinati dietro per millenni, e che è stato abrogato solo, mi pare, il 10 agosto dell'87 o qualcosa del genere, dell'80, ma insomma è stato abrogato recentemente, che rifletteva quello che è la cultura, quindi perché la cultura sociale, perché insomma colui che uccide in preda a uno stato d'ira non solo la propria compagna, ma la mamma, la figlia, la sorella trovata, insomma chiaramente rifletteva la concezione del disvalore sociale dell'atto visto solo da una parte, come del resto l'adulterio perseguibile su querela del maschio ma non della donna, no? fino al 68, mi sembra. Quindi indubbiamente è così. Posso aggiungere qualcosa io? Il professore vuole dire qualcosa sul tema del comune sentire? No, il comune sentire è una cosa importantissima, è anche il fondamento del diritto penale, ma è pericolosissimo, perché sul comune sentire, ad esempio, si costruiscono le sanzioni penali, poiché il comune sentire viene influenzato dalla pancia della gente e viene influenzato oggi come mai dai mass media, dal risalto che viene dato ai fatti. Costruire ipotesi di reato e sanzioni su questo è pericolosissimo. Le faccio un esempio: l'omicidio colposo stradale. Noi abbiamo un reato, è un omicidio colposo, cioè significa praticamente qualcosa non voluto. Io non voglio fare questo, se no sarebbe volontario. L'omicidio colposo stradale, di anno in anno, di modifica in modifica, oggi chi uccide una persona rischia fino a 18, uccide involontariamente una persona guidando l'auto, rischia fino a 18 anni. 18 anni di reclusione, che sono una pena eccessiva anche per l'omicidio volontario. Allora, il comune sentire è sicuramente una base importante, però va assolutamente filtrato attraverso poi quelle che sono le necessità che devono essere attribuite alla pena. Quindi col comune sentire, perché sono, per esempio Salvini sulla legittima difesa ha un comune sentire che è assolutamente pari a quello degli americani, per cui se entri in casa mia io ti posso sparare e finisce lì. Soprattutto se non sei lo stesso gruppo, sì, diciamo. Esatto. Ci sono altre domande? Prego.
Nicola Longobardi. Professor Pedrini, nella sua esperienza vissuta tra appunto le corti d'assise e i tribunali penali, che incidenza c'è statisticamente tra il MED e il BED, cioè questo, il peso statistico chiedo scusa, delle malattie neurologiche nella determinazione di reati gravi, perché penso all'omicidio, penso alla violenza carnale, che peso ha? Perché poi l'incidenza statistica è importante, nel senso che la vittima è sempre vittima. Se il numero di queste, dell'incidenza è enorme, grande, la tutela della vittima qual è? Cioè tutta questa poi riabilitazione della persona, ma dobbiamo pensare anche alle vittime, dobbiamo pensare a una protezione sociale se veramente l'impatto è notevole. Assolutamente. Grazie. Assolutamente. Ma direi, io farei, non è ovviamente nella maggior parte dei casi, ma direi che oltre ai casi gravi, quelli l'omicidio, violenze sessuali, ci sono una miriade di piccoli reati che vanno a processo, per i quali il giudice dispone perizia psichiatrica. Ma io non più tardi della scorsa settimana per il giudice di Lucca ho periziato per la seconda volta in 2 anni una persona per reati, perché sono affetti da gravi, da patologie altamente disfunzionanti, disturbo borderline di personalità, il disturbo antisociale di personalità, nel quale commettere piccole cose, cioè tipo oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza, rubare una maglietta da Benetton come ha fatto il tizio in questione, io al giudice lo spiego in questo modo: è come tossire per chi ha la bronchite cronica, è espressione diretta e inevitabile della patologia. Allora io mi chiedo, visto che il giudice fa l'udienza, dispone la citazione del perito, poi se il perito non può andare rimanda tutto, come diceva l'avvocato, allora ci vediamo ad aprile, e poi il perito visita, fa gli esami, fa tutto, poi c'è l'udienza, discussione, per qualcosa che per chi fa questo mestiere è come dire sì, tossisce perché c'ha la bronchite. Ecco, mi chiedo se questo non sia per esempio qualcosa che si dovrebbe e si potrebbe alleggerire. Ci sono poi reati gravi dove chi li commette in uno stato alterato di mente perché c'è una patologia alla base, e allora è totalmente infermo, e lì la vera giustizia non è condannarlo perché ha ucciso la madre, ha ucciso il padre, ha ucciso la moglie, ha ucciso il figlio, è dargli la giusta pena. Pensate per esempio alle mamme che uccidono i figli. Ci possono essere le mamme che uccidono i figli, quelle che hanno fatto anche, come dire, no, gli evergreen, come le chiamo io, cioè quelle che in Italia se ne discute sempre, che ho avuto anche, che ho conosciuto anche direttamente. Ma pensate alle meno note e meno noti casi di psicosi postpartum, di depressione o di psicosi postpartum, tutt'altro che eccezionali, tutt'altro che rarissime. E io mi sono trovato non molto tempo fa come perito del giudice a Cosenza di un caso, una giovane dottoressa, una biologa, che aveva ucciso la figlioletta di 7 mesi e per il quale è chiaramente psicotica con una storia, insomma, che ora non vi sto a raccontare, ma chiaramente così, il PM, che pure aveva il suo consulente, aveva chiesto 7 anni di carcere. Ecco, allora chiedere 7 anni di carcere per una persona che ha ucciso la figlioletta per proteggerla, perché nella psicosi, nella struttura mentale di queste persone non uccidono il figlioletto o la figlioletta perché sono cattive, lo uccidono per proteggerle dal male. Lo so che è paradossale perché noi siamo tutti sani e per comprendere queste cose bisogna uscire dalla salute e mettersi nella psicopatologia, se no non si comprende. Se no è come quando diciamo al depresso che sta tutto il giorno a letto, datti una mossa, alzati. Ecco, è la stessa cosa, non si comprende che nella depressione il nucleo centrale è l'annullamento della volontà,
della capacità di infuturarsi, di vedere qualcosa che sia diverso dal nero. Ecco, quindi è questo il problema. Ecco, allora forse il ruolo della medicina, della psichiatria, delle neuroscienze nel processo penale, ma direi prima del processo penale, è quello, dovrebbero aiutare a fare questa distinzione, perché non è giustizia mandare in carcere una mamma che ha ucciso il figlioletto perché era psicotica. È giustizia mandare in carcere una madre che ha ucciso il figlioletto perché magari voleva andarsene con un altro e questo figlioletto gli dava noia. Anche se poi c'è da capire se una che agisce in questo modo ha quei valori morali, quelle capacità, e questo però è forse la sfida del futuro. Altre domande? Presidente Zecchino. Più che una domanda è una considerazione che affido al professore Panzini, perché il professore Panzini ci ha detto che la lungaggine del processo si lega soprattutto alla lungaggine delle indagini preliminari, questo lo dico a tutti e due gli avvocati più che al professore Pietrini. E io credo che qui bisogna fare una considerazione di fondo sulla politica giudiziaria del nostro Paese, perché noi abbiamo indubbiamente una ipertrofia della funzione accusatoria, viviamo della funzione, voglio dire, inquirente. Abbiamo formalmente un processo accusatorio, ma di fatto continua a vivere gran parte del processo inquisitorio. E una prova è data dal fatto che i pubblici ministeri, si realizza una sorta di circuito chiuso, i mass media che tanto influenzano ormai tutti gli aspetti della vita civile, realizzano questa grande attenzione intorno alla figura del pubblico ministero. Abbiamo avuto nel tempo passato anche una corsa alla iscrizione a giurisprudenza perché c'erano i modelli, e non mi fate dire quali, insomma. Tutto questo ha realizzato però all'interno del mondo giudiziario, nel Consiglio Superiore della Magistratura, che è quello che determina poi le attribuzioni, che nel giro di pochi anni la presenza dei pubblici ministeri nel Consiglio Superiore della Magistratura si è raddoppiato. E quindi il problema della lungaggine delle indagini preliminari si lega a questa condizione patologica legata ad una cattiva politica giudiziaria che viene realizzata in chiave di autarchica dall'ordine giudiziario, al cui interno si sta realizzando la prevalenza in termini di potere, ma anche in termini numerici, della componente dell'accusa. Questo è il dato che io credo, e questo porta alla riflessione ultima, che insomma è un tema mai adeguatamente affrontato, della necessità di distinguere e di separare la funzione del pubblico ministero dalla funzione del giudice. No, credo che lo devo aprire. No, funziona, credo che funziona. Qualcosa di peggio, perché non è soltanto la assolutamente necessaria la divisione delle carriere, ma è la divisione delle mentalità, la divisione della cultura. Io dico spesso che non è niente ha fatto più male al processo penale del suggerimento che veniva da autorevoli colleghi della cultura unica dei protagonisti del processo. Noi non possiamo avere una cultura uguale a quella del pubblico ministero, come il pubblico ministero non può avere la stessa cultura del giudice. L'allineare tutti sullo stesso tipo di cultura porta alla teoria dell'affidamento. Se il pubblico ministero ha la mia stessa cultura, fa l'opera, la stessa valutazione delle prove che faccio io da giudice, che devo intervenire a fare io? Posso limitarmi a ratificare quello che ha fatto il pubblico ministero e si perde il controllo, che è l'essenza del contraddittorio. Ma il problema è un problema che non si risolve nell'ambito di un anno. Sì, certamente, migliorando la qualità delle scuole di formazione della magistratura è possibile influire su questo. Poi hai citato l'aumento della mentalità del pubblico ministero.
io ricordo perfettamente che all'università, se domandavo agli studenti che cosa volevano fare una volta laureati, l'80% il pubblico ministero. La domanda perché? È perché Di Pietro, e mi fermo. E mi fermo. Aspetti il microfono così arrivo subito. Nel segno delle due culture. Io insegno bioetica e devo dire, confesso, che sento una certa diffidenza da parte dei colleghi nei confronti della neuroscienze per quanto riguarda il tema della libertà e il discorso filosofico generale. E allora io credo che invece noi dobbiamo avere il coraggio di sostenere molto le neuroscienze, perché possono esserci, come voi avete dimostrato, al di là dell'ambito penale, proprio sul piano della vita che noi dobbiamo condurre, di un'importanza estrema. E quindi io mi auguro davvero che filosofia, etica e neuroscienze possano felicemente convivere e rispondere alle nuove sfide. Questo è l'auspicio, anche proprio nel segno di questo bellissimo convegno, e grazie del bellissimo dibattito. Grazie. Altre domande? Prego. Presidente, non se la prenda con me, c'è l'interesse. I test comportamentali si avvalgono di batterie che sono test standardizzati, quindi che hanno superato il vaglio della prova scientifica e sono stati poi validati. In scienza esistono, in scienza, diciamo, nella scienza applicata al procedimento penale esistono i criteri Dobert-Cozzini, cioè criteri Dobert nella letteratura americana, Cozzini nella nostra letteratura, dove sostanzialmente nel nostro sistema, dove sostanzialmente perché un test possa essere utilizzato deve rispondere a dei criteri scientifici che sono quelli della validazione, della condivisione tra pari, e quindi della prova della sua validità scientifica. E i test che vengono utilizzati nelle neuroscienze sono tutte metodologie che hanno una loro validazione scientifica, perché sono utilizzate a livello internazionale e per più in maniera indipendente. Semmai quello che rimane da fare nelle neuroscienze e per molte cose è che, se torniamo all'esempio che abbiamo fatto prima per il diabete, noi quando facciamo una diagnosi di diabete o di altra malattia abbiamo dei parametri per cui conosciamo un range di normalità, per cui abbiamo la sensibilità e la specificità. E quindi, se la domanda è: avete, quando trovate un'alterazione ai lobi frontali, una riduzione della sostanza grigia dei lobi frontali, a cosa viene paragonata? Viene paragonata solitamente a un gruppo di controllo. Riduzione è una riduzione statisticamente significativa, se no non è una riduzione.
e in regioni per le quali si ha, come dire, un nesso di causa, cioè regioni che controllano il comportamento. Ora, io avevo anche qualche diapositiva, non l'ho fatto vedere. Chiaramente il passo che rimane da fare è, sì, benissimo, ma allora qual è la densità neuronale normale? Qual è il volume dell'ippocampo normale? Sappiamo per esempio che nella depressione l'ippocampo è ridotto, ma cosa vuol dire? E questo è quello che rimane da fare, questo non c'è ancora, anche perché il cervello è plastico e può essere modulato da mille cose, quindi per esempio la meditazione modifica il volume dell'ippocampo, già questo ce la dice lunga su come dobbiamo guardare queste cose. L'argomento è molto stimolante, ma i lavori devono continuare, quindi non possiamo andare avanti. Io vi rinnovo il ringraziamento soprattutto ai nostri ospiti. Grazie. E vi auguro buon prosieguo. Grazie molto. Thank you.